Seconda parte di RTA Sport dedicata interamente al calcio dilettantistico locale. Oggi parleremo di due società, del San Giovanni e del Vesna. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, partendo con Marcello Salvagno, vicepresidente del San Giovanni Calcio. Poi passiamo al Vesna con Gianluca Potenza, capitano della società calcistica, e Luigino Sandrin, allenatore del Vesna. Iniziamo quindi con Marcello Salvagno. Voi ieri, per quello che concerne la prima squadra, avete pareggiato 1-1. Che partita è stata? Ieri abbiamo fatto una bella prestazione, tutto sommato, perché avevamo di fronte Ronchi, una squadra molto ben attrezzata per la categoria. Diciamo che la partita è stata sui due volti: nel primo tempo l'abbiamo dominata noi, il secondo tempo Ronchi è venuto fuori, quindi il pareggio tutto sommato ci può stare. E sono molto contento della mia squadra perché tutto sommato abbiamo un numero consistente di giovani che hanno ben figurato di fronte a gente di categoria molto più attrezzata. Oltretutto abbiamo avuto anche la fortuna di poter schierare per la prima volta durante questo campionato un nuovo giocatore sloveno che era stato appena tesserato, Ilic, proveniente appunto dalla Slovenia. Giocava fino all'altro anno con l'Isola, con il Capodistria, quindi è un giocatore di livello sicuramente. Oltretutto anche è tornato Flego dopo una lunga pausa dovuta a infortunio, e quindi questo ci ha permesso in un certo senso anche di riuscire a far quadrare la difesa che fino adesso era stato il nostro punto debole. Chiaramente tutti i giocatori che sono scesi in campo sono scesi con l'idea di vincere, di far bene, quindi non possiamo che essere contenti e fiduciosi nel proseguo del campionato. La vostra è una realtà molto ben radicata sul territorio cittadino. Oltre alla prima squadra avete anche un settore giovanile piuttosto importante, ce ne vuole parlare? Sì, diciamo che noi abbiamo quest'anno abbiamo aumentato il numero di squadre presenti all'interno di vari campionati, abbiamo anche modificato e abbiamo cambiato l'allenatore degli juniores, proprio per dare un senso di rinnovamento, e volevo accennare anche che il ringiovinamento fa parte anche proprio della classe degli allenatori, perché è la prima squadra, noi abbiamo un nuovo allenatore, una classe 96, che è la prima esperienza con una prima squadra, di conseguenza anche l'anno andiamo avanti. Per quanto riguarda il settore giovanile, quest'anno abbiamo predisposto due squadre allievi, gli allievi provinciali che hanno l'obbligo, tra virgolette, di vincere il campionato per poter partecipare il prossimo anno al campionato regionale, e abbiamo anche due squadre giovanissime. E sicuramente abbiamo dei buoni prospetti all'interno di queste squadre che stiamo cercando di valorizzare anche a livello non solamente locale ma anche a livello nazionale, tant'è vero che più di qualche nostro giocatore è stato chiamato a fare dei provini con l'Inter e con altri. Quindi diciamo che noi abbiamo questa parte dove cerchiamo di valorizzare il più possibile i giocatori che provengono dalla nostra scuola base, e chiaramente dopo abbiamo anche tutto un discorso di valorizzazione della realtà sociale che all'interno del rione di San Giovanni abbiamo tutta la parte Pulcini, la parte scuola calcio e esordienti, e anche là gli allenatori, gli istruttori stanno facendo molto bene, soprattutto perché
a capo di questo settore c'è anche Aldo Vidonis, che come maestro di tecnica non ha, secondo me almeno a Trieste, non ha paragoni e non ha uguali. Torneremo dopo a parlare di San Giovanni, passiamo quindi al Vesla, parliamo con il capitano Gianluca Potenza. Voi disputate il campionato di eccellenza, se un po', ecco, ce lo vuoi descrivere. Allora, è il terzo anno che il Vesna partecipa al campionato di eccellenza. Non siamo partiti benissimo, però adesso ci stiamo rimettendo a posto. Siamo una squadra molto giovane, e sicuramente in categoria ci sono delle squadre più attrezzate di noi, però il nostro obiettivo è quello di far bene, di salvarci il prima possibile. È ancora presto, ma secondo te quali sono le formazioni che vedi favorite per il salto di categoria? Ma credo che il Charlin Smuzzane sia una squadra che sia attrezzata molto bene, come il Lumignacco e anche il Chions, che finora non ha ancora subito gol, è primo in classifica proprio appunto il Charlin Smuzzane. Penso che queste tre si contenderanno il titolo, ecco. Di solito il campionato di eccellenza, ricordiamo che è un campionato abbastanza livellato, equilibrato, no? Sì, sì, esattamente. Specialmente sotto queste tre squadre che ho elencato ci sarà molta concorrenza per salvarsi, per raggiungere una salvezza tranquilla, ecco. Torniamo dopo nuovamente con te, parliamo ora con il mister Luigino Sandin. Ieri un pareggio in casa, com'è andata? Un risultato positivo che ha rispecchiato l'andamento della gara. Sicuramente chi ha assistito alla partita ha visto una piacevole partita di calcio, giocata sicuramente noi con le nostre armi, cercando di giocare a calcio, e dove si è vista sicuramente la nostra supremazia territoriale nel primo tempo, mentre la Virtus Corno ha badato a giocare in contropiede e giustamente ci ha punito al primo errore che abbiamo commesso. Siamo stati bravi a pareggiare la partita subito e con un pizzico di fortuna in più sicuramente avremmo potuto concretizzare anche la seconda rete, anche in virtù di quello che avevamo fatto nel primo tempo. Secondo tempo devo dire che siamo calati fisicamente, anche perché eravamo reduci dal turno infrasettimanale della Coppa, dove avevamo speso veramente tanto, e quindi credo che il risultato rispecchi l'andamento della partita. C'è da registrare che sì, è vero che la Virtus Corno nel secondo tempo ha avuto una grossa palla gol, ma anche noi abbiamo avuto nelle nostre occasioni che non abbiamo sfruttato, un paio di contropiedi sicuramente potevano andare a buon fine. Credo che alla fine veniamo fuori da una settimana dove abbiamo giocato tre partite, credo che nei dilettanti giocare tre partite in una settimana non sia facile, ma sicuramente per noi è una settimana felice, perché fare due vittorie e un pareggio credo che avremmo messo firma una settimana fa, insomma. Ecco, vogliamo un attimo soffermarci anche sul fatto della Coppa Italia. Siete detentori tra l'altro di questo trofeo, in quanto l'avete vinto la stagione passata. Quest'anno, se non sbaglio, vi siete qualificati alle semifinali. Sì, è vero, abbiamo accettato questo obiettivo mercoledì, andando a fare un grosso risultato in quello di Lumignacco contro una squadra sicuramente che lotterà per vincere il campionato. Eravamo chiamati sì a fare l'impresa in virtù del potenziale delle due squadre che si trovavano di fronte. Credo che dovevamo fare una partita perfetta, l'abbiamo fatta e siamo usciti dal campo ricevendo molti consensi positivi, ma era l'unica maniera per poter venire fuori, per centrare l'obiettivo della qualificazione per raggiungere questa semifinale, che vista l'esperienza dello scorso anno che ci ha portato veramente a vivere un'avventura, un sogno che si è spezzato in maniera forse incredibile, dico, perché veramente ci siamo andati vicinissimo a fare qualcosa di impensabile a livello nazionale, e quindi in virtù di quello che abbiamo fatto lo scorso anno, giocando una partita secca, vedremo in che condizioni arriveremo fra un mese, quando giocheremo la semifinale, e giocheremo, ci
ci giocheremo nella nostra chance, magari per centrare un ulteriore finale che credo che sia qualcosa di irripetibile. Sarebbe un bel risultato. Ma sì, ma sicuramente il nostro obiettivo principale è la salvezza. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo ringiovanito la squadra, abbiamo perso giocatori, 6 giocatori importanti per la categoria, ma credo che fino adesso non posso essere che soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Se ieri avessimo centrato i 2 punti, credo che si parlava di un Vesna che aveva gli stessi punti lo scorso anno, quindi per adesso sono molto contento e dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo iniziato, e sappiamo che la strada è difficile, anche perché noi, a differenza magari delle squadre che ha elencato Gianluca, che sicuramente sono squadre che sono attrezzate per fare un campionato di vertice, e noi non abbiamo una grossa rosa come magari hanno queste 3 squadre elencate. Però abbiamo giovani interessanti che sicuramente hanno voglia di mettersi in mostra, quindi credo che alla fine con grossa umiltà si potrà centrare il nostro obiettivo, che è quello di arrivare al più presto ai 40 punti. Siamo quasi in conclusione, una battuta con Gianluca Potenza sulle altre 2 squadre del Triestina dell'Eccellenza, Crass e San Luigi. Col Crass abbiamo giocato 2 settimane fa, sono una bella squadra, sono un gruppo che è rimasto lo stesso dall'anno scorso, che ha ambizioni importanti, ha, ripeto, dei giocatori importanti. E così anche il San Luigi c'ha degli attaccanti specialmente veramente bravi, e sicuramente non avranno problemi a salvarsi, mentre il Vesna, il Crass, proverà ad ambire a qualcosa di più importante. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di RTA Sport. Ringraziamo il vicepresidente del San Giovanni Calcio, Marcello Salvagno, poi il capitano del Vesna Calcio, Gianluca Potenza, e il mister Luigino Sandrin. Noi abbiamo concluso, buon proseguimento con i programmi della rete.